Salve a tutti, sono Riccardo Merelli, sono il vostro life coach e questi sono gli ultimi video con la doppia cifra, 33 anni, tra pochi giorni, poche settimane saranno 34 e non lo so se ci saranno delle sorprese da fare il video come l'anno scorso oppure no, lo scoprirete rimanendo iscritti a questo canale. L'altro video non mi piaceva particolarmente di quelli che avevo fatto e inoltre non stavo bene, facevo fatica a parlare. Oggi mi sento molto meglio e ho scelto un argomento secondo me un po' più interessante, un po' più succoso. Vi avevo promesso che non avrei smesso completamente di parlare di me, l'avrei soltanto trasposta in maniera un pochino più professionale e oggi lo facciamo. Questo pomeriggio ho parlato con un amico perché mi sentivo un po' giù, un amico collega, quindi non solo interessato, ma anche in qualche modo, passatemi il termine, esperto di dinamiche relazionali. E parlavamo delle mie. Parlavamo di come nelle mie fosse difficile costruire, difficile mantenere. Difficile costruire perché la mia collocazione non mi aiuta, diciamo così, ma anche difficile mantenere perché sembra come se tutti volessimo essere un po' corteggiati, però solo da una parte. Quindi nel caso di mie relazioni sembrerebbe come se dovessi corteggiare solo io. Ecco, tra virgolette, utilizzo il termine corteggiare perché anche se in realtà non parliamo di dinamiche relazionali, anzi sarò molto cauto sulla mia vita sentimentale, ma di dinamiche più che altro amicali. Tuttavia, la cosa su cui mi vorrei soffermare e spendere un po' di tempo è il tempo stesso. Ossia, questo amico mi ha detto, non faccio il nome perché non so se ha piacere, mi ha detto, tu Riccardo hai troppo tempo libero e non hai pensieri quali possono essere lavoro fisso, da timbrare il cartellino, i figli, accompagnarli a fare sport e questo e quell'altro. È vero, io non ho questo, non ho intenzione di avere figli per motivi che non approfondisco. È vero, è una libera professione, non è tutto il lato negativo. Dicevo che io non sono così sicuro, conoscendo il mio tempo libero, che una persona con un lavoro con il quale timbrare il cartellino, magari anche con dei figli, magari con dei figli anche in età da sport, dovrebbe davvero barattare tutto questo tempo libero, peraltro senza i figli. Perché vi dico questo? Perché io mi alzo alla mattina, mi preparo, mi prendo cura di me e sono più i periodi dove non ci sono clienti che quelli dove ci sono, soprattutto di mattina. A volte ci sono al pomeriggio e a volte non ci sono nemmeno. A volte sto dei mesi senza prendere progetti con delle persone. A volte sto dei mesi senza vedere persone. Certo, ho delle attività, sono uno studente di canto. Anche questa è un'attività, però non sta portando i frutti sperati. E io infatti chiedo anche a voi quali volete che siano le sorti di questo canale. Se volete che io faccia altri video, cosa volete ascoltare in altri video, di cosa volete che io vi parli. Se questa impronta nuova di coaching vi sta piacendo, se non vi sta piacendo, ditemi tutte queste cose nei commenti, non abbiate paura di dire la verità, ovviamente ricordandovi di essere gentili. Ma io lo vorrei sapere. Forse si confonde il tempo libero con il tempo per se stessi. Perché ogni persona trova il tempo per se stessa in una dimensione diversa. Può darsi che per qualcuno di voi basterà, per esempio, un'ora in palestra. Può darsi che per qualcun altro di voi la palestra sia invece una cosa noiosissima e preferiate un film su Netflix. Io devo dire che non sono molto d'accordo con tutto il bene
la stima che posso augurare e auspicare per questa persona, che il tempo per qualcun altro non si possa trovare. Io penso che per dare del tempo ad una persona non servano delle telefonate di 6 ore al giorno. Anche perché io sono anche una persona con disturbi di attenzione e non potrei mai sopportare una telefonata di 6 ore. Una volta ne ho fatta una di 4, una chiamata personale ovviamente, non di lavoro, è stata la cosa più stancante della mia vita. La stessa accademia, erano 2 fine settimana da 6 ore circa ciascuno ed erano super stancanti. Dicevo che quando si propone un corso delle persone adulte quali eravamo noi, non ci sono molte alternative, o il fine settimana o alla sera. Avevamo un gruppo di colleghi che faceva, se non sbaglio, 3 ore, 2 giorni alla settimana, a partire dalle 20 e 21 di sera. Quindi, non siamo qui per parlare male del corso, né per parlare male dell'accademia, né tantomeno per parlare male delle altre persone, né del mio amico e del mio collega. Sto solo dicendo che trovo surreale, in maniera del tutto soggettiva, non poter trovare 5 minuti con i mezzi che abbiamo a disposizione per dire ciao. Sono stanco, non vedo l'ora di andare a letto, non volevo salutare, ma volevo salutarti. Questo è per me esserci non 6 ore al telefono, non 7.000 regali di compleanno di cui 4.000 non li userai nemmeno, o magari anche quello se sono dei regali pensati, non lo so, non so più cosa voglia dire ricevere dei regali pensati. Sto facendo degli esempi, io ho il brutto vizio forse di non scrivermi mai nulla. Secondo qualcuno mi dovrei anche trasferire, io lo vedo come uno scappare dal problema. Io penso che il problema verrebbe con me. Non dico che non mi trasferirò mai, non dico che non mi trasferirò più, dico soltanto che sento a questo punto forte l'esigenza di fermarmi, di costruire, di fare fondamenta e di farle, vabbè, vi dico una piccola cosa, di farle al momento, senza nessuno. Perché io credo, parlo per me. Non dico che per tutti debba essere così, che per progettare devo avere io le fondamenta, io la costruzione. Solo dopo ci può essere spazio per un'altra persona. Questo è il mio personalissimo modo di vivere le relazioni, soprattutto se in odore di sentimentale. Con gli amici, in linea di massima, salvo eccezioni, non ci si deve vivere, non si deve necessariamente dividere il letto per un lungo tempo, poi ovviamente esistono le eccezioni. Non si deve necessariamente fare una progettualità di famiglia e un sacco di altre cose. Eppure anche questo sembra sempre più difficile. Questo amico mi ha detto: magari le persone ti vogliono un bene nell'anima, ma non hanno tempo di dirtelo. Ditelo. Spendete 3 secondi del vostro tempo per prendere lo smartphone, andare su WhatsApp e dire ti voglio bene, ma che sia verso qualcuno per il quale lo sentite davvero. Non ditelo a me che non mi conoscete. Che sia una madre, un fratello, un amico, una zia, un bisnonno, non importa. Questo è un qualcosa che nessun coach vi può dire. Allora, il mio esercizio gratuito, non a pagamento, e prendete il telefono e scrivete quel ti voglio bene. Fatelo. Fatevelo dire da qualcuno che in questo momento non ha la minima idea sul verso chi lo dovrebbe scrivere. Fatelo come invito da parte di qualcuno per il quale è più facile a volte aiutare gli altri con le loro storie, perché ci stacchiamo quando ascoltiamo le storie degli altri che non aiutare noi stessi. Trovate quei 5 minuti al giorno. Io non amo molto i proverbi, non vi dirò che volere è potere.
perché ci sono delle cose che vogliamo tantissimo e che effettivamente facciamo fatica a avere. Però faccio una parafrasi. Alcune delle cose che vogliamo, se le vogliamo, possono diventare potere. Manda quel messaggio. Fai quella visita di 5 minuti prima di andare al lavoro. Scrivi quella cartolina, scrivi quel biglietto di compleanno, fai un regalo, un segnale di fumo. Qualcosa, fai qualcosa. Ma fallo. Ma non farlo perché te l'ha detto il coach. Fallo solo se è quello che il tuo cuore ti suggerisce di fare. Il coach non è un consigliere, il coach è un mezzo, il coach è semplicemente una cosa, una persona che ha studiato per aiutare prima di tutto se stesso. Una volta aiutato se stesso, con l'esperienza e anche con i clienti, perché siete anche voi clienti che ci aiutate, si può aiutare sempre meglio gli altri. Vi ricordo che se avete voglia di un percorso potete contattarmi qui sotto tramite commenti oppure nei social che troverete in descrizione. E che dire, grazie per il vostro ascolto, iscrivetevi, mettete like, condividete questo video con i vostri amici e conoscenti se vi va. E noi ci vediamo, spero presto, al prossimo video, se volete anche con le vostre proposte. Vi invito nuovamente a scrivermele qui sotto. Ciao!